Secondo giorno. E svegliarsi alla mattina. Ore 8:20. Partenza secondo la tabella di marcia alle 9 se il ragionier geometra Trezzolani sarà in orario. Vedremo. Rispettando l'orario della tabella di marcia, il signor geometra Trezzolani, eccolo qui. Beh, sono giusto, dai, sono giusto. Nove. Sei giusto, è la prima Bravo. Volta. Questo è il miglior video. Borsa! Ho cercato di fare un video su noi che andiamo in macchina. Il problema è che non c'è. Ma lo metti sul tuo canale? No, sul mio anale. Che lo metti al canale di quasi 10 QUAS. Ma io dopo io tutta la pubblicità che ti faccio, chi è che ti caga, scusa? Ma con tutte le volte che alla sera te non sei a casa, secondo te io cosa faccio? Sei che? Non lo so, beh, mi faccio. Allora io oggi e quell'altro qua dietro. Quasi 10. Quasi 5, perché. Ma non cagatelo nel canale. Ci dedichiamo di più ai video perché ieri non abbiamo cagato di striscio la telecamera. Non avevamo cazzo di tirarla fuori. Ma adesso. Oggi facciamo video, vero? È un po' complicato visto la barba. Sì, certo che facciamo un video. Ciao. Con tal baccano in chiesa. Aspetta, tira fuori la mano. Tira! Una volta arrivati a Mantova, dopo aver preso l'autostrada e dopo aver trovato buona parte del parcheggio vuoto, ci siamo vestiti, siamo entrati e abbiamo già iniziato a vedere la grande massa di gente presente alla fiera. Per chi non dovesse saperlo, questa è la seconda volta che partecipo a Mantova Comics and Games. La prima volta nel 2013, di cui ci ho fatto anche un video, l'ho fatta da solo. Insomma, da solo, in cosplay da... il personaggio tolkieniano, l'ho fatto da solo, ero Gandalf, ma per fortuna questa volta non lo ero. Ho interpretato Frodo e al mio fianco, e appunto ringrazio Tommaso Saturnia, quasi 10, nell'aver interpretato Gandalf. Ci hanno fatto tante di quelle foto da diventare stupidi. Non nominare il nome di Dio, non nominarlo in vano. Questo che ha più capelli bianchi non fa del primo, questo è vero. Esami che non dei capelli bianchi. Cosa hai da dire? Cosa? Che c'ho i capelli da Hitler. E come sempre, e giustamente, come ad ogni fiera del fumetto che si rispetti, la quantità di cosplayer mangaka era infinita. Ingegneri, che dite? Abbiamo trovato molte irregolarità o no? No, che crepa dappertutto. Da buttare solo sta roba. È un edificio fatiscente. No. L'ho trovato. Sto perdendo il mio stregone. Eccolo qua. A posto così. Footsteps o'er the garden land, chase retreat in ice and snow. Come abbiamo previsto ieri, oggi c'è più gente. C'è più gente oggi, vero? Sì, c'è più gente. È troppa gente. C'è anche più cosplay belli. Dovete sapere che quando l'elementare giocavo ad Harry Potter così per passare la ricreazione, lui era Ron. Ogni volta. E io Harry. E chi era? Hermione? Hermione è la Chiara. Ciao Chiara. Ciao ciao.
mentre attraversavo London Bridge. Un giorno senza sole. Fine del secondo giorno. Stanco ancora di più. Che dire? Tanta gente. Solo questo, tanta gente. E mi sono divertito ancora di più perché c'è stato un aumento di presenze dei fan tra di voi. E mi ha reso molto felice. Poi, visto che non possiamo non parlare di queste cose in un video dove vloggo una fiera del fumetto, non posso non parlare di acquisti. Ne ho fatti tre acquisti. Il primo che ci tengo molto a farlo vedere è il signore dei porcelli da Zanna Blu. Con tanto di disegno e autografo. Secondo acquisto, molto importante per me, per il canale, per tutto insomma, è questa fantastica t-shirt. Bella, eh? E col terzo acquisto carino vorrei inaugurare ora la mascotte del canale. Lui. Rudy. Non è carino! Carino, c'è anche le alette dietro. Toste qui. E basta, sono stanco e adesso vado a letto. E volevo dirvi prima di chiudere che domenica 15 sarò al Wow di Milano alla mostra La Magia dell'Anello come ospite di Radio Brea. Il prezzo d'entrata va dai 3 ai 5 euro. Ci sta da Dio. E veramente adesso chiudo. Grazie e... Cheerio!